Il ponte di Boschichiaro è un'opera molto importante per questa amministrazione. Dobbiamo ricordare che all'incirca 3 anni fa abbiamo richiesto un finanziamento, ottenuto un finanziamento di circa 1.200.000 euro, e abbiamo iniziato tutta una fase di progettazione, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, per la realizzazione del ponte. Ricordiamo che l'anno scorso abbiamo fatto il bando ed è stato chiuso la gara con l'inizio dei lavori all'incirca nella primavera del 2015. La ditta che ha vinto la gara d'appalto ha iniziato i lavori e ha lavorato per circa 6 mesi. Dopodiché ha iniziato a inviare una serie di contestazioni progettuali e a causa di questo abbiamo fatto tutta una serie di incontri, oltre che della corrispondenza e di missive, per riuscire a ottenere una soluzione. Purtroppo la comunicazione che devo dare in questa sede è che in questo mese e mezzo all'incirca in cui i lavori sono stati interrotti, non siamo riusciti a fare in modo che la ditta riprenda i lavori, seppur abbiamo fatto una serie anche di ordini di servizi, quindi per fare in modo che i lavori possano riniziare, e quindi proprio la settimana scorsa, il 9 marzo 2016, siamo stati costretti a effettuare una risoluzione unilaterale del contratto. Cosa posso specificare nel caso di specie? Perché tutta in questi periodi la cittadinanza si lamenta molto perché il ponte è chiuso, sembra quasi che sia un'opera abbandonata, quindi che il cantiere sia fermo e che la responsabilità sia soprattutto del comune e soprattutto che il comune poco interessi quest'opera. In realtà questo non è assolutamente vero per i motivi che sono stati indicati prima. Ma io devo ricordare prima di tutto che è un'opera molto delicata. Dobbiamo pensare che all'incirca 50 anni fa il ponte portò a una disgrazia che segna ancora la nostra collettività, perché il ponte appunto cade e in quella occasione purtroppo venirono a mancare molti bambini. Ma a parte questo, quindi la serietà dell'opera è implicita anche per quello che era successo, dobbiamo ricordare che qualsiasi opera pubblica può affrontare delle interruzioni, e queste interruzioni possono essere legate a qualcosa che va al di là della responsabilità del singolo sindaco o della singola amministrazione. E nel caso di specie non abbiamo nessun tipo, l'amministrazione non ha nessun tipo di responsabilità a causa di questa interruzione dei lavori, quindi noi abbiamo fatto di tutto perché i lavori potessero proseguire nel più breve tempo possibile. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare con questa ditta alla chiusura dei lavori, ma adesso abbiamo iniziato una serie di attività d'urgenza per riassegnare i lavori alla seconda ditta, e spero che quest'opera sia realizzata come ho anche indicato poco tempo fa, entro la fine primavera e inizio estate di quest'anno. L'ultima circostanza che volevo precisare è il fatto della strada, se si può riaprire o meno. Anche qua sicuramente i lavori in cantiere ad oggi sono conclusi, perché il ponte verrà realizzato in altra sede e poi sarà portato e sarà varato nella frazione di Boschichiaro. Però anche è vero che la riapertura o meno della strada è una decisione che spetterà alla ditta, che subentrerà e quindi deciderà se riaprire o meno la strada. E sono sicuro che la strada intrapresa è quella ottimale per fare in modo che questi lavori possano essere chiusi nel più breve tempo possibile.